Benvenuti, siamo con la professoressa Giusi Toro, docente ordinario di didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Foggia, coordinatrice del Learning Science Hub e delegata del rettore a formazione insegnanti e formazione continua. Benvenuta professoressa. Buongiorno e grazie per l'invito. Professoressa Toro, quando si avvia una ricerca, a monte c'è sempre uno studio su cosa analizzare e quali possano essere i risultati attesi. Per un metodo didattico si analizzano anche le basi su cui esso è fondato. A tal proposito, cosa vi ha spinto a sperimentare il metodo analogico del professor Bortolano? In realtà la scelta viene da lontano. Oggi a scuola è richiesto lo sviluppo per gli studenti di pensiero critico e di intelligenza matematica e l'Italia è agli ultimi posti. L'inquired based learning è un metodo che ci aiuta, il Ministero nella circolare del Piano Nazionale Scuola Digitale l'aveva indicato. Il metodo analogico, che utilizza il termine analogico non perché si differenzia dal digitale, anzi usa app e strumenti tecnologici, ma analogico perché si basa sull'analogia, sviluppa soprattutto quelle che sono le abilità numeriche e matematica. In realtà nasce dall'insegnamento della didattica della matematica e poi l'utilizzo dell'analogia nella didattica è stato dalle maestre della scuola primaria utilizzato anche in altre discipline come l'italiano, le scienze, lo studio della storia. Si è vista l'efficacia di utilizzare questo metodo che è diventato sempre più complesso e si è arricchito sempre di più strumenti. Oggi consta di 64 strumenti per tutte le discipline. Un metodo che ha permesso alle docenti della scuola primaria di ottenere dei risultati. Milioni di bambini si sono formati col metodo analogico. Noi arriviamo quando tutto questo già esiste. La scuola utilizza questo metodo, le maestre sono soddisfatte, ci raccontano dei risultati in termini di apprendimento dei bambini e quindi abbiamo voluto iniziare una ricerca scientifica su questo metodo, misurando una serie di variabili. Alcune si sono rivelate forti per il metodo, altre in realtà non avevano nessuna influenza rispetto allo sviluppo di alcune competenze e discipline, quindi abbiamo visto in che cosa è efficace il metodo e in che cosa può essere corretto maggiormente, c'è bisogno di ancora altra sperimentazione. Ecco, lei dice appunto che una parola che caratterizza questo metodo è che è analogico. Quanto è importante l'analogia per comprendere e attuare il MAB? E diciamo il fondamento, le due parole chiavi del metodo sono l'analogia, che si avvicina un po' alla metafora e tanti docenti la utilizzano non soltanto nella scuola primaria ma anche negli altri gradi di istruzione. Il secondo termine chiave di questo metodo, che non lo troviamo nel titolo, però è il sottotitolo di questo metodo, la parola globale. Questo metodo non insegna per pezzettini o per frammenti di sapere, ma cerca di dare agli studenti la globalità del contenuto. Solo attraverso la globalità del contenuto noi riusciamo a capire quelli che sono gli obiettivi che ci poniamo, dove vogliamo andare e che cosa vogliamo sviluppare negli studenti. Se noi facciamo capire nella globalità di un testo, di un'operazione matematica, di un problema, cosa e dove vogliamo arrivare, i bambini e gli studenti apprendono più facilmente. Ecco, il metodo Bortolano è un metodo dinamico e in continuo sviluppo che potrebbe essere utilizzato all'interno di altre metodologie didattiche. Quali potrebbero essere gli scenari educativi nei quali utilizzare gli strumenti del MAP? Allora, c'è un obiettivo che a me piace molto, ovviamente, perché tu sai la mia storia, è quella della didattica speciale. Stiamo sperimentando, e questa è la parte più interessante dal mio punto di vista, e sono anche più contenta che riusciamo a innovare anche la didattica speciale che già sta facendo tantissimo in Italia. Noi siamo invidiati in tutta Europa per il grado di organizzazione didattica e di metodologie legate alle varie disabilità. Stiamo facendo una sperimentazione in relazione all'autismo. Ci tengo a precisare che il metodo non è ancora consigliato nella didattica per i ragazzi o i bambini con disabilità, con l'autismo. Noi lo stiamo sperimentando perché anche in questo caso, dalle evidenze di alcuni docenti di sostegno che l'hanno utilizzato in classe, ci hanno scritto
diverse persone che hanno appunto visto e valutato un'efficacia dell'apprendimento. Quindi abbiamo provato in maniera sistematizzata ad integrare la didattica classica dell'autismo con l'utilizzo della metodologia del MAB, non soltanto nella scuola primaria ma anche nella secondaria di primo e secondo grado, e i primi risultati di questa sperimentazione stanno confermando quanto ci hanno detto le insegnanti. Il metodo è efficace anche per l'insegnamento, soprattutto della matematica e dell'italiano in relazione anche alla disabilità, perché permette una visione globale del contenuto. Ecco, lei diceva che è un metodo in continuo sviluppo e in continua evoluzione, quindi anche questo aspetto dell'integrazione negli aspetti della diversità, della specialità, è uno sbocco di questo metodo. Ma il metodo, voi che lo state analizzando e lo state anche indirizzando, quali aspetti peculiari ha per questa sua dinamicità? Allora, tra gli aspetti principali di peculiarità è quella di essere facilmente utilizzabile dagli insegnanti, ma cosa più sorprendente è il divertimento degli studenti, perché noi a volte stiamo nel pregiudizio che la scuola debba essere, per essere seria, noiosa. In realtà non è così. La noia purtroppo è una di quelle componenti che è legata alla demotivazione allo studio. Il metodo in maniera secondaria agisce sulla motivazione scolastica non perché sia un metodo legato alle soft skill, ma perché facendo divertire gli studenti e i ragazzi nell'apprendimento dei contenuti, come fanno anche altre metodologie didattiche innovative, permette anche di sviluppare la motivazione scolastica. Quindi lo abbiamo come effetto secondario. Purtroppo esiste ancora il pregiudizio che ci sono delle classificazioni tra serioso e meno serio a scuola, sia a livello disciplinare sia a livello metodologico, e a volte, forse per una scelta di comodo, è più facile fare una lezione frontale su un contenuto che noi conosciamo a memoria piuttosto che sviluppare delle lezioni legate a metodologie didattiche innovative. Perché per far questo è necessario non improvvisare, ma organizzare l'attività didattica prima, e non c'è strumento che ti possa aiutare se l'insegnante non l'ha organizzato prima. Ecco, un'ultima domanda. Nell'era del digitale e dell'intelligenza artificiale, quale potrebbe essere l'utilizzo del metodo analogico anche in questi ambiti? Il metodo ha già fatto un salto, prima ancora della nostra sperimentazione. Erickson e il maestro Camillo hanno già avuto questa visione, hanno provato a traslare alcuni esercizi legati alla globalità anche su app e contenuti digitali. Quello che cambia, ed è quello che è importante a scuola, è cambia il sostrato, quindi il metodo è analogico non perché è contrario alle tecnologie digitali, le utilizza come canale comunicativo, soprattutto nei gradi di istruzione superiore. Per la primaria gli strumenti sono tecnicamente tangibili e vengono toccati dai bambini o vengono attaccati alle pareti delle classi o delle case, perché alcuni genitori li utilizzano anche a casa, ma perché sono a misura di bambino, ma viene utilizzato anche nel contesto del digitale. Ci sono delle app che permettono di fare innumerevoli esercizi e innumerevole incontro fra diverse unità didattiche che possono essere fuse all'interno di un progetto e di una programmazione scolastica. Il digitale ovviamente avvantaggia le maestre o le professoresse a poter programmare un'attività didattica un pochino più complessa. Grazie professoressa Noto per essere stata con noi. Grazie a te.